Questa mattina il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi. Al primo punto dell'ordine del giorno l'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale e l'inserimento dati per mappatura edifici scolastici di ogni ordine e grado, verifica delle condizioni strutturali e successiva adozione di provvedimenti urgenti. La proposta è stata firmata dai consiglieri Ciocca, Ioffredi, Di Nunzio, Petraroia, Monaco, Sabusco, Parpiglia, Totaro, Lattanzio, Di Pietro, Iorio, Micone, Cavaliere, Fusco, Perrella e Cotugno. Il tutto è stato illustrato in aula dal consigliere Salvatore Ciocca, primo firmatario, che nella sua relazione ha riportato una testimonianza pubblicata sulla Repubblica di un ragazzo di 22 anni che è venuto in Molise, dove si è parlato di diritto allo studio e di come migliorare la scuola, ma come sottolineato dallo stesso giovane, diritto allo studio significa anche e soprattutto avere scuole sicure. Un ritardo atavico in materia scuola, dunque, considerata spesso come mezzo pubblicitario, o messa in secondo piano rispetto ad altre problematiche. Dopo calamità naturali, il discorso legato alla sicurezza scolastica, infatti, viene puntualmente gettato nel dimenticatoio. Abbiamo chiesto insieme agli altri colleghi, io primo firmatario di questo ordine del giorno, al Presidente Frattori, alla Giunta, quindi al Governo regionale, dando la massima disponibilità del Consiglio, di attivarsi con celerità affinché quello che sta succedendo in questi giorni possa essere risolto, sia a Campobasso che Sel. La conoscenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dello stato di vulnerabilità, di sicurezza e soprattutto di sicurezza non solo statica ma sismica, visto quello che sta succedendo negli ultimi periodi in Italia e anche nella memoria di quello che è successo a San Giuliano, che ogni anno ricordiamo con dolore, ma bisogna intervenire finalmente con ricerche di soluzioni. Dobbiamo avere il coraggio se una scuola non può essere adeguata o migliorata, oppure se le condizioni non sarebbero, diciamo, potenzialmente di sicurezza, bisogna prendere il coraggio di chiuderle queste scuole e di fare dei nuovi plessi, magari con quello che può darci il governo di finanziamento, scegliendo non solo il campanilismo a tutti una scuola, io direi di fare anche plessi comuni tra i vari comuni, scusate la ripetizione, in maniera tale che in primis la sicurezza. Quello che è successo a San Giuliano poteva essere evitato se oltre all'aspetto visivo e cartaceo della documentazione ci fossero stati degli interventi tecnici di garanzia e soprattutto di conoscenza.